Buongiorno, con un bel grazie. Che è successo? C'era una cacca gigante. Ah, ok, grazie. Mio amore mi ha salvato da una cacca gigante. Stiamo andando a fare il vaccino stamattina, sempre di corsa, ma che novità! Mi tagli la strada, sì, col passeggino. E niente, quindi corriamo per cercare di essere puntuali. No, ok. Siamo là, allora. Alle 12 dobbiamo essere a fare il vaccino. Sono le 52 e manca davvero pochissimo. Arriveremo al pelo. Ale ha anche poco uscito un pochino perché iniziava a sentire i morsi della fame. Ci siamo quasi. Lei è un po' meno felice. Ce l'abbiamo fatta. Ok, la nostra piccola guerriera adesso è stanca morta. Tiene la bocca a cuoricino, povera. Amore, tutto bene? Sì, ho sofferto con lei. Sì, è stato una sofferenza grande. Sì. Vuoi vedere il segno? No, fai dall'altro, è più comodo. Ne hanno dovute fare due. Sulla coscettina morbidosa. La coscettina morbidosa, squisciosa, no. Squisciosa. Adesso ci facciamo un giro da Universo Bimbo. Poi iniziamo comunque a andare in farmacia, perché hanno detto che se le sale la febbre, un po' di tachipirina, e se le si arrossa la parte dove ha fatto la puntura, di passare l'arnica. E io devo prendere qualcosa per i miei capelli, perché sto perdendo flotte di capelli da quando allatto, quindi qua ci vuole un aiutino dalla regia. Ma sì! Ma sì, divento come te, ma che vada! Appunto, qua. E cosa c'è di brutto essere come me? Niente! Vai. Cosa, amore, cosa stai dicendo, scusa? Guardavamo i vestitini? No, stavi dicendo... I capelli! Questo qua tutto carino, 11,95 euro. Questo qua che è più semplice, solo con un fiocco, 13-14 euro. Perché è petaloso. È petaloso. È petaloso. I sandalozzi. Guarda che carini. Oh, mi sciolgo. Che belli. Potrebbero starle, Dale. Sì, potrebbero anche starle. Dovremmo fare le prove. Forse sono... No, non ci credo, forse sono grandi. Sì, un briciolo grande, ma ci sono anche tutti. Guarda i calzettini, tutti eleganti. Siamo da Universo Bimbo. Cucù! Lei ride più che mai, cioè proprio manco il vaccino la ferma, grazie a Dio. Noi siamo qui. Ciao, abbiamo... io sono proprio su. Ciao. No, volevo far vedere le cose che hai in mano, in realtà, non è che non ti ho visto. Ciao. Ve le faccio vedere a casa. A casa. Andiamo a pagare, va. Andiamo a pagare. Chi è quella bimba bella lì? E ciao, amore mio. Ciao. Bella di mamma. Bella di mamma e papà. Eccoci a casa. Allora, vi faccio vedere proprio le quattro scemenze che ho preso al CRAI, giusto, che mancavano, che erano già finite. Cioè il pane integrale, c'era l'offerta 99 centesimi, due pacchettini. Da qualche parte c'è anche l'altro. Poi abbiamo ripreso questi gelati qua, ricoperto, però questa volta è la vaniglia di Java. L'ho pronunciato bene. Giornaletto. Poi abbiamo preso, aspettate perché con una mano sola è sempre molto complicato, Ricky si è preso una birra che era in offerta. Poi abbiamo preso il sugo di noci di Giovanni Rana, da fare adesso, facciamo una pasta veloce. Poi Ricky ha preso questa, sì, cos'è, salsa di gamberetti, come si chiama già?
Salsa, vabbè, gamberetti in salsa rosa, insomma, questi qua da toglierci la voglia perché questo è l'altro pane. Poi ho preso le uova, il prosciuttino, voilà, prosciutto cotto e prosciutto crudo, e un pesto senza aglio perché avevo preso le trofie ma mi ero scordata del pesto. Poi l'alluminio che era finito. Ah no, c'è ancora. Aspetta, arrivano pezzi. Elace e basta. Ah no, ancora due succhi alla pera perché qualcosa avevamo già messo via e non me ne ero accorta. E basta. E questi. Vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo preso da Universo Bimbo. A parte il vestitino che abbiamo trovato per il battesimo che ci piace tantissimo, ma non ve lo faccio vedere, ve lo terrò come sorpresa per il giorno poi del battesimo. E poi abbiamo trovato questa offertissima sulle salviette. Sono della Fissan, le ho già provate, mi trovo molto bene, hanno anche un ottimo profumo. E ci sono quattro pacchetti per due pacchi praticamente, quindi due pacchi, quindi 8 pacchi di salviette. 8 euro e poco più, quindi era una super offerta. Poi abbiamo trovato questo che stavo cercando come una pazza perché non volevo utilizzare prodotti, diciamo, che potessero intossicarla, ecco, tipo le classiche piastrine per le zanzare, ovviamente, no? Non mi pareva il caso. Sono contentissima perché abbiamo trovato questo qui che è un dispositivo, senza sostanze, funziona. Vedete, portabile, portatile, silenzioso ed ecologico e funziona ad ultrasuoni, quindi si può portare sia quando si va al parco, magari a fare una passeggiata, sia in casa della Chicco. E insomma, sono contentissima di averlo preso così, anche perché l'hanno già punta sulla schiena, quindi insomma mi dispiace. Quindi abbiamo preso questo qua e vi farò sapere come ci troviamo. E poi, perché è stata brava per il vaccino, le abbiamo preso questo giochino, il suo primo telefonino. Con lo specchietto che mi pare si stacchi attacchi e poi appunto i numerini suonano, quindi se lei lo schiaccia, scusate il rumore, ci sono altri bimbi nella palazzina e appunto visto che abbiamo notato che inizia a prendere le cose, ad afferrarle, le abbiamo preso questo telefonino, si può attaccare sia al passeggino come in foto, sia a farla giocare in casa, quindi adesso che dopo si sveglierà la facciamo subito giocare. E niente, questi sono gli acquisti più il vestitino, ma non vi svelo nulla. Parli al telefono, Ale. Parli al telefono. Vorrebbe una candela per farlo scoprire.